adesso, sennò quello lo prendi. Lo faccio, si si introsta. Mazza, bravo! Qua! No, 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 così, perché c'è strato. Vai, vieni, vieni. Ok, continua. Vieni più qua, più qua. Non chiude troppo, vieni più qua. Piano, no, tocca. No, no, ho sentito, no, no, non mi piace. Indietro piano. Cioè, folle, no, 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 no. Vabbè, non si è rotta, magari si rimette. Forse si è staccata, Si è staccata la targa, quel coso con la targa. Non può fare niente, di indietro. No, non è staccata. No, ok, tutto a posto, solo, anzi, è ritornata pure a posto da sola. Sì, vabbè, però basta, non ce la fa. No, no, basta, abbiamo fatto il tentativo, non ce la fa. Ce l'hai? Sì. Pure l'altra volta toccava la roba. La moto qui con la ruota di scorta dietro. Come l'altra volta con Rubicon. Quindi lungo o corto, non cambia niente. Thank you.
proprio. Questa è la salita, possiamo definirla di livello hard, tendente direi anche all'estremo. Estremo perché l'angolo di attacco di queste salite era intorno ai 50 gradi, considerando che la mia campagnola a 47 ho dovuto arare un po' col paraurti, per fortuna non c'erano grosse pietre, sono riuscito a salire. Il problema che ha avuto la campagnola che non è riuscita a salire è stato dovuto al fatto che contemporaneamente aveva una salita, una radice, questa qua, da dover superare con la ruota anteriore destra, e nello stesso tempo per i twist, per le buche diciamo che si erano create, passando, era già passando la macchina, diciamo il TJ di Mirko, ma erano comunque già profondo anche prima, la parte questa qua centrale, nel momento in cui dovevo superare questa radice qua, la macchina anche spanciava, per cui è stato impossibile. Probabilmente una campagnola benzina più alta da terra, più leggera e più potente, forse sarebbe riuscita a fare qualcosa di meglio. Non dico salire, ma poteva anche essere. Ciao Stefano, ammazza. Ma che sta appeso? Praticamente che è successo? Mi si è allentato il sgullone della piastra che ho fatto fare dal fabbro, per cui facendo retromarcia si è agganciata. Sì, ma ripia la piastra così non si vede niente. Sì, io la vedo. Eccola là. Hai rovinato il video. Mazza, la voce mia rovina sempre, ma io non ho capito. Basta che non dici caccole, Mirko. Ah, l'ho detto io, cacchio. Piano, piano, piano.
va indietro. Ma stavi in prima? Sì. Eh? Sì. No, no, girale qua. Vai, rimetti in moto. Ma che c'ha? Start e stop. Rifatti un pezzetto indietro. Vieni, avanti, prima, piano piano. No, non tocca? Così non tocchi da nessuna parte. Un pochino sotto lì. Ma li avevano bloccato, tu hai visto? Avete visto? Prova un po' di prima, da un po' di gas. Occhio che se lasci il freno, la macchina ti potrebbe andare indietro, appena lasci il freno. Passando da qui che la ruota si alza, non torna, però con l'abbrivio potrebbe prendere in barso e il paraurti si potrebbe puntare là. Guarda a me, i movimenti che ho testo poco poco, se dico destra sinistra poco poco. Vai, così, non ti fermare, non ti fermare. Sono dietro che ti sei scivolato. Guarda, questa ruota la devi far passare qui. Metti il culo un po' più dell'là, brava, gira così, va indietro. Quindi avanti, giusto tutto dell'là e poi vai avanti. Vai, 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 vai. Vai, vai. Poi vai indietro. Va, gira un po' così, brava, vai. Però vieni così. Troppo millimetri. Io, se sei d'accordo, lascerei perdere, devi dare battaglia. Sì, perché lì c'è quella radice, quella pietra. La radice, poi hai visto quanto debutta di qua? Sì. C'è proprio l'invito. Sei salito sui macigni, Ste? Bloccato. È la salina che dava. Infatti. Ecco qui, guarda. Ah, ho capito.
Che? Modificato dalla del nodo. Vabbè sì, poco male. Ah. Era buttato fuori l'altra. Buttato un po' un'occhio alla crociera della che sentivo. Pure io ho sentito. Però... Quale? Là, che non bloccava proprio. Mm. Non ho sentito rumore stock di rottura, No, non sta a posto. Se ti bloccava appena stavi a provare. Infatti, mannaggia che non ti ha bloccato, guarda. Però non insiste. No, non insisto, se lascia stare. Tanto sei cappotta così, eh? Ha rotto la trazione integrale, per cui è rimasto qua impantanato. Il fango è viscidissimo, qui è abbastanza in salita, non ce l'ho fatta. C'è una pietra! C'è una pietra, Ste! Ancora? Tanta sta bevuta, Perfetto, a destra.
Scusa, guarda, guarda, di qua. Sinistra, ah, ok. Ancora? Bene, così. Vai. Guarda sempre me, vai. Brava, no, oh, guarda me, vai. Guarda me. Bravissimo, lì sei. L'hai fatto. Hai fatto quello che devi fare. Adesso un altro pezzo. Adesso girala di là, tieni girato di là. Brava, così. Piano piano adesso. Piano piano, piano. Sta giù, sta giù. Guarda me. Aspetta, gira. Non lo fai di vedere più, eh. Gira. Gira ancora sì. Così, ferma, vieni. Vai. Questo è difficile. Vieni, gira di qua. Vieni. Perfetto. Mortacci, da vedendo se è passata, va. Tosto, tosto sto punto, il DJ non ce la fa. La ruota di sinistra. Dritto, a dritto. Ecco. Ti sei fermato. Continuare, ti sei fermato e stai salendo. Di andare a sinistra. Okay. Soffre. Detto così. Rema a destra, rema a destra. Questo è un altro passaggetto tosto per i Jimny. Sì. Noi siamo passati facili. Ma il Jimny potrebbe avere qualche problemino. Guidala un po' tu bene. Così, vieni. Vai, vai. Fagli montare, mettere le ruote di sinistra poi su ste rocce e andare su dritto. Perfetto. Ecco, brava. Un po' più dei gas. Così stai bene, ferma così. Continua, continua. Continua, continua, continua. Un po' più gas. Vieni. Continua. A dritta. Anzi no, continua là che ti allarghi bene. Adesso la drizza che ha un sasso solo da dritta, dietro. Guarda là. Poi gira tutto di qua. Verso di me. Sinistra, sinistra. Ancora più a sinistra. Pratica, sfiori questa roccia qua dove sopra dove sto io. La sfiori. Vai. Comincia a venire avanti. Vai, sinistra, sinistra, sinistra. Vieni. Perfetto. Stefano, punta Stefano. Bravo, bravo. Bravissima, bravissima, bravo, perfetto. Bravo, eccoci qua, l'avventura è finita, è stata una giornata
veramente impegnativa, super guidata. E i percorsi sono stati veramente complicati, abbiamo fatto dal livello medio al livello hard, un hard intenso e anche qualcosa di estremo. Chiaramente si è vista la differenza fra un mezzo da gara come il TJ Patrol e la Campagnola, perché per quanto vada molto bene, più di un livello hard, con qualcosa anche un pochino di più a volte, ma si ferma, diciamo. Il TJ Patrol invece è riuscito a superare tutti gli ostacoli, anche quelli, diciamo, tra virgolette, estremi. Comunque, Campagnola è andata benissimo per il tipo di percorso, specialmente quel passaggio che avete visto è stato veramente qualcosa di incredibile, a volte non mi aspetto nemmeno io riesco a superare queste cose. E invece, a parziale revisione di quanto detto nei video precedenti, il nuovo Jimny ha evidenziato dei problemi di bloccaggio dei differenziali elettronici che non si erano minimamente manifestati nelle due prove precedenti. Quello che è venuto fuori è che nelle situazioni in cui certamente le pinze erano bagnate e infangate, in cui la macchina era in twist impegnativo in salita in ostacoli di tipo hard, non medio, hard, quindi stiamo parlando di pendenze del 40-45% e gradini di fango in twist in cui due ruote erano completamente sollevate, ha dato problemi di bloccaggio, cioè non riuscivano a bloccare. Probabilmente lo sforzo che doveva fare la pinza per bloccare la ruota, quella sollevata, per riuscire a dare coppia all'altra ruota, non era sufficiente a far muovere la macchina. Quindi c'era più coppia resistente di quella che riusciva a dare il motore come potenza, la pinza freno come potenza. E quindi praticamente ha evidenziato questo problema che non è irrilevante. Certamente il tipo di ostacoli era di livello hard, mentre l'altra volta ci siamo fermati a livello medio. Però è certamente una cosa che va considerata questa. Mentre la Campagnola, che ha due differenziali autobloccanti meccanici, nel momento in cui da soli non bloccavano è sempre possibile utilizzare il trucco del freno, come ho fatto 2 o 3 volte, e bloccare, specialmente quello anteriore. Ed è riuscita a tirarsi via anche da ostacoli di livello veramente molto impegnativo. Il BJ è andato molto bene, considerato sempre che non ha bloccaggi, perché da questo punto di vista è ancora un BJ originale, 100% il BJ non aveva i blocchi. E adesso non so quando potremo di nuovo riuscire, perché con questo nuovo DPCM e nuovi colori delle regioni probabilmente queste saranno le ultime prove che potremo fare per un bel po' di tempo. Cercheremo di fare altri video che possano interessarvi e speriamo di poter ritornare presto su queste nostre belle montagne e passaggi e boschi e natura, ma non so quando sarà di nuovo possibile. Spero che questa avventura vi sia piaciuta, un saluto da tutti noi e arrivederci a presto. Ciao! Ciao.